Prima sconfitta del Teramo Albonolis per mano della regina, prima in classifica, il cui cammino non conosce sosta. Gli Amaranto si impongono 3-0 davanti ai biancorossi che costruiscono chance, soprattutto nel primo tempo. Cristini non ce la fa come nelle attese, al suo posto in campo Iotti per far coppia in difesa con Piacentini. Per il resto Tedido non piazza mosse a sorpresa, con Mungo, l'ex Bombaggio alle spalle di Magnaghi, e con Arrigoni a guidare il centrocampo, con i consueti Costa Ferreira ed Ilari ai fianchi. In casa Regina invece l'unica novità è l'inserimento di Rivas al posto di Bellomo alle spalle di Corazza e Reginaldo. Primo tempo che per larghi tratti offre un buono spettacolo, ma è la Regina, a differenza del Teramo, ad essere concreta. Gli Amaranto passano al primo affondo, quando Rivas va al cross dalla destra con Reginaldo, che beffa Tomei nel tentativo vano dell'estremo difensore biancorosso di allontanare in qualche modo il pallone. Di buono però c'è che il Teramo reagisce subito. Lo Iacono mura Magnaghi in area al settimo. Un minuto più tardi, Mungo recupera un buon pallone. Costa Ferreira va al tiro con Guarna che si fa trovare pronto, ma il pallone viene raccolto da Bombaggi che di destro centra in pieno la traversa. Al sedicesimo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, il Teramo protesta per un presunto tocco di mano in area da parte della regina, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 18esimo ancora Teramo con un bel cambio gioco di Costa Ferreira per Ilari, che di prima intenzione mette per Mungo, anticipato in angolo a due passi dalla porta. La squadra di Tedino vive una fase in cui si fa preferire nel possesso rispetto alla capolista. Corazza al 19esimo gira alto, mentre al 29esimo ci prova ancora Bombaggi con tiro deviato in angolo. I biancorossi poi calano, la regina sale di intensità e colpisce. Al 39esimo Rolando chiama in causa Tomei che allontana la sfera. Prima di rientrare negli spogliatoi ancora Rolando protagonista, con l'esterno che riesce a mettere un cross preciso sul primo palo che Corazza al 14esimo centro stagionale deve solo indirizzare in porta di testa. La prima occasione della ripresa è ancora per la regina. Rivas va a battere un calcio di punizione dalla sinistra, lo Iacono si inserisce e di testa centra il palo a Tomei battuto. Tedino attende il 25esimo per mettere in campo Martignago e Minelli, chiamando fuori Arrigoni e Mungo e spostando Costa Ferreira ad agire da playmaker. Prima della mezz'ora però è ancora Regina, con una bella azione che mette Bellomo in porta, con Tomei bravo a respingere. Sul prosegue poi dell'azione De Rose pareggia i conti delle traverse. La regina chiude la gara al 35esimo, quando Bellomo batte l'angolo e pesca dal limite l'inserimento di Lo Iacono, che questa volta di testa mette sotto l'incrocio dei pali. A chiudere il conto delle occasioni poi è Minelli in pieno recupero, centrando la seconda traversa di giornata sponda Teramo. Diavolo che domenica prossima in casa della Vibonese andrà a caccia di una vittoria che manca dal 3 novembre contro il Bisceglie.